Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo del fine settimana dedicata agli escursionisti piemontesi redatte da ARPA Piemonte. Il fine settimana segnerà il transito verso un regime meteorologico più tipicamente invernale. Perturbato sabato, bel tempo domenica e aria fredda in arrivo dalla Scandinavia da lunedì. Vediamo il dettaglio giorno per giorno con l'ausilio delle mappe meteo e cominciando da sabato. A grande scala possiamo vedere come aria fredda dalla penisola scandinava si farà strada attraverso le regioni centrali europee, dirigendosi verso le isole Baleari verso fine giornata. Le correnti in quota soffieranno ancora dai quadranti orientali, favorendo l'apporto di aree umide sulla nostra regione, che sarà causa ancora di annuvolamenti e precipitazioni diffusi per tutta la giornata, con nevicate al di sopra dei 1300 metri. La neve potrà cadere localmente anche a quote inferiori in corrispondenza del transito dell'aria fredda sulla Francia, quindi sulle zone alpine al suo confine. Domenica rimonta parzialmente la pressione sulle regioni del Mediterraneo occidentale e ciò favorirà l'ingresso di correnti più secche da nord sulla nostra regione, che riporteranno condizioni più soleggiate. Avremo quindi una giornata soleggiata ad eccezione delle prime ore del mattino, quando la nuvolosità interesserà ancora le zone comprese tra il torinese e il cuneese, ove potrà ancora piovere debolmente con nevicate oltre i 1300 metri. La ventilazione è attesa in intensificazione nel corso del pomeriggio, disponendosi dai settori settentrionali e attivando condizioni di fen nelle vallate alpine già nel corso del pomeriggio. Lunedì assisteremo all'ingresso dell'aria fredda artica dal nord Europa e del fronte freddo ad essa associata. Avremo quindi condizioni soleggiate, ma con copertura nuvolosa in aumento sulle zone al confine tra Alpi Graie e le Pontine e con un sensibile calo delle temperature. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana ricordandovi di tenervi aggiornati usando il sito di ARPA Piemonte o utilizzando la app Meteovetta espressamente ideati per gli escursionisti piemontesi. Arrivederci!